Allora, ecco, vi presento Turner, che questa Euro Truck se l'è fatta nel 98, 1798. Guardate che lui è nato poco prima, è nato nel 75, 1775, e quindi nel 98 ha fatto questo ritratto. 798, 1798, c'è scritto vicino. Io ho capito 1900. No, 1798. Ora, come vedete, noi abbiamo parlato qualche volta di impressionismo, no? Forse molti di voi non se lo ricordano più. Bene, questo è il classico esempio di impressionismo. Quindi lui, come tutti i geni, si sente bene? No. No. Lo mettiamo più vicino. Così va bene? Come tutti i geni, ha precorso i tempi. Al solito. Qual è la pennellata impressionista? È una pennellata unica, data con colori complementari e senza disegno, cioè dire la figura nasce dal colore. Ma non precorriamo i tempi, torniamo dall'inizio. Lui è nato, abbiamo detto, nel 75. Per la cronaca è morto nel 51, quindi un po' è vissuto per quei tempi. Ed è nato in pieno illuminismo. Allora, riassumendo velocemente a volo d'aquila, il 600 è finito e col 600, 610, sono scomparsi i mostri sacri. Sapete chi è? Ludo, Caravaggio, Guidorini, eccetera, eccetera. E sembrava che la pittura davvero fosse finita, perché il 700 ha portato poca roba, ha portato sculture sì, ma pittura poca roba. Guardi, canaletto, ma erano i fotografi dell'epoca. Che cosa è successo? Che c'è stato un ritorno all'antico, cioè il neoclassicismo. Ma classicismo in genere si confonde molto il termine, guardate. Classicismo significa classificato, cioè una cosa che è stata già capita e classificata secondo una data e secondo un'epoca. E quello che era stato classificato era l'antica Grecia e il Rinascimento. Però i geni del Rinascimento non stavano nel Settecento. E nel Settecento ha influito moltissimo l'illuminismo. Quindi qualsiasi opera doveva essere fatta con schemi geometrici, schemi mentali freddi. Nello studio, senza dare responsabilità alla personalità del genio dell'artista. L'illuminismo ha fatto delle grandi cose. Una delle grandi cose che ha fatto è la Rivoluzione francese. Ha tirato fuori Voltaire, Diderot, D'Alembert, insomma, ha tirato fuori l'enciclopedia dell'epoca. Ma aveva il torto di dire la vita deve essere schematica secondo una geometria, l'arte deve essere schematica secondo la geometria, la politica idem, la morale pure. Allora c'è stato un attraversamento fra illuminismo e neoclassicismo. E in questo ha avuto la meglio l'aquila napoleonica. Ricordatevi che il neoclassicismo David e tutti gli altri erano i pittori di Napoleone, quelli che osannavano Napoleone, e quindi erano degli artisti bravissimi,
ma accademici e freddi. È arrivato per reazione il romanticismo. Guardate che molte volte si confonde questo termine col significato della cena al lume di candela, no? Il romanticismo non è la cena al lume di candela o a chiar di luna. Il romanticismo piglia lo spunto dallo Sturm und Drang della Germania, cioè impeto e tempesta, e ha dentro di sé la parola romanticismo tanti di quei significati che quasi sfuggono, ma si riducono poi a uno solo. E gli eruditi stanno ancora discutendo su che significa, ma fuori di discutere non ne trovano nessuno. In ogni caso, il romanticismo ha attraversato proprio di traverso illuminismo e neoclassicismo e ha dato a ognuno la responsabilità del proprio genio. Ha detto, leviamo un attimo, e qui c'è stato un inizio di surrealismo, che poi è venuto col Novecento con Dalì, il quale dice dipingiamo ciò che sentiamo senza farlo attraversare dalla ragione. Quindi se senti qualcosa, è un sentimento profondo, la mano ti obbedisce, dipingi quel sentimento. Ecco, il romanticismo ha creato un'arte nuova in cui, vi faccio vedere un po' di pittori del romanticismo, ecco Hayez, ricordate, sì, il famoso bacio di Hayez. Ne ha fatti tre, eh? Tre soli? Sì, di baci, non di quadri, di baci. Poi c'è addirittura Delacroix con la Vittoria, e qui comincia l'idea del femminismo, eh? Poi c'è la Zattera di Cericolli, in cui sembra che si siano mangiati fra di loro. Sì. E qui c'è il pittore onirico William Blake, un grande poeta, un grande pittore, che somiglia molto a Dalì, perché sembra che anche lui facesse un po' uso di sostanze esterne, perché la fantasia sfrenata che ha e la capacità che ha messo qui dentro. Ecco, questo per esempio è il Dio Geometra. Poi c'è Friedrich, un altro tedesco romantico. Questo è il Golfo dei Poeti, cioè a dire le tombe dei poeti. Vedete questo qui, e poi c'è Korkos, qualcuno di voi senz'altro conoscerà questo quadro, I sogni di Korkos, che è l'emblema proprio del romanticismo, ma questo è del romanticismo decadente, come lo è il romanticismo dei poeti del secondo Ottocento. In letteratura il romanticismo puro sta in Manzoni, che sembra storico ma non lo è. Il romanticismo, al contrario dell'illuminismo, ha riconosciuto che l'uomo non è finito là, ma c'ha una grande quantità di mistero dovuto al fatto che l'uomo non lo conosciamo. Non conosciamo da dove veniamo, né conosciamo dove andiamo. E c'è una grande religiosità alle spalle dell'uomo. Uno dei grandi romantici, sapete chi è? Dostoevskij, che ha nei suoi romanzi una religiosità illimitata. Non so se conoscete, avete letto e avete presente l'idiota di Dostoevskij. Sì. Beh. Bene, il principe Mishkin era malato, io lo conosco, se volete ve lo recito, perché l'ho letto 32 volte, se ne sono innamorato.
guarito la malattia in Svizzera, torna in Russia ed è acqua di fonte, trasparente. E come tutte le persone trasparenti, un'intelligenza vivissima che attraversa anche i più bruti delinquenti. Ed è in contrasto con Rogozin, l'amico nemico, ambedue innamorati di Filippovna, Anastasia Filippovna. Ma c'è l'amore di Aglaia verso Myskin. Ecco, mettete insieme tutte queste cose, senza poi parlare del poema enorme che è i fratelli Karamazov. Quindi, come vedete, il romanticismo è venuto dai climi freddi. Bene, senza portarla per le lunghe, se no facciamo tardi parecchio, diciamo che Turner è stato il primo grande pittore romantico inglese, ma si è scostato da tutti gli altri pittori, anche perché lui era un paesaggista. Vedete, lui, queste sono parole sue, il sole è Dio. In genere noi vediamo la luce dalla fonte e quando interagisce con un corpo, d'accordo? Guardate. Questa la vedete, non vedete i raggi voi per strada, vedete che sbattono sulla mia mano, ma per strada i raggi non si vedono. Come non vediamo i raggi del sole, vediamo il sole e l'interazione dei suoi raggi con gli oggetti. E gli oggetti esistono perché c'è questo sole. Quindi la luce esiste in funzione degli oggetti, come è sempre successo con i pittori del passato e come succederà con gli impressionisti e i neoimpressionisti. Bene, il salto di questo personaggio è stato questo, un salto enorme, di un'audacia inaudita. Lui ha rappresentato la luce senza gli oggetti e ci è riuscito, lo vedremo. Rappresentare la luce significa usare gli oggetti in funzione della luce. E più che oggetti, gli eventi. Lui era innamorato, come tutti i romantici, delle catastrofi naturali, cioè della forza della natura, dell'energia che poteva sprigionare la natura, le tempeste, le piogge, i venti. Ecco, questi giorni erano i giorni di Turner. E noi vedremo molti quadri, cominciamo dall'inizio, poi lui piano piano arriverà proprio a Turner, ma all'inizio sarà un accademico per lui, poi arriverà a Turner e vedremo proprio la luce pura, nella quale vedremo tutti i sentimenti del sublime, guardate. Ma il sublime, attenti, io vi leggo le parole di Kant. Il sublime non è quel termine che usano nei salotti pigliando il caffè col didino all'insù, Allora Kant lo definiva così: quel sublime dinamico che riguarda le manifestazioni della natura, caratterizzante la grande esplosione di energia che si impone grandiosamente all'uomo fino a stordirne i sensi. Ecco, questo è il sublime secondo Kant. Voi sapete che Kant non era uno che da quattro soldi, insomma. Ecco, lui è stato l'unico pittore che è riuscito a rappresentare ferocemente, proprio, lo vedremo, questo concetto di sublime. D'altra parte, vedete, voi sapete benissimo, anche da un buddista, tutti questi termini vengono e poi acquistano una vita nuova dalla tecnologia, dalla fisica, perché voi sapete che l'acqua da ghiaccio c'è uno stato da ghiaccio ad acqua, si dice liquefare, no? Da acqua a vapore significa evaporare, da solido alla naftalina
a vapore si dice sublimare, cioè passa direttamente dall'oggetto allo spirito. E questo è il significato che assumono pure i quadri di Turner. Cominciamo col vedere come lui ha dipinto il sublime in maniera totalmente diversa dal bello accademico. Abbiamo già visto il suo autoritratto, ma pegliamo le presentazioni, quelle. Ecco, guarda, lui ha fatto moltissimi acquerelli, io ho un po' mischiato acquerelli e oli, anche perché molti oli poi li ha rifatti in acquerello e molti acquerelli li ha rifatti in olio. Questi sono molti quadri che vi faccio vedere perché ne ha fatti un numero sterminato, ma ne commenteremo parecchi, ma quelli più rappresentabili della sua pittura. Ecco, questo è uno che commentiamo, è il naufragio del Minotauro. Qui comincia davvero il romanticismo, il concetto del sublime in romanticismo, cioè le forze della natura che non possiamo noi vincerle, possiamo soltanto accompagnarle. Guardate che sia il fuoco, ancora di più l'acqua, non è vincibile, è soltanto possibile aiutarla. Facciamo l'esempio di oggi. Tutte queste inondazioni, perché avvengono? Perché l'uomo sta mangiando quello che aveva l'acqua e l'acqua se lo ripiglia. D'accordo? Sapete che la geometria è nata in Egitto perché il fiume Nilo straripava, dava tanto concime e poi dovevano rimettere i limiti e i confini alle terre che si erano disperse e nacque la geometria, proprio per questo. Quindi l'acqua è qualcosa che non è correggibile. Ecco, lui comincia, così quasi in maniera accademica, la filosofia e la poesia del romanticismo subliminale. E guardate che oggi adoperano la stessa tecnica nelle pubblicità subliminali. Non so se ne siete accorti, molte volte in televisione vi fanno vedere un'immagine velocemente che dura un decimo di secondo, ma quella vi resta. Poi quando andate al supermercato ve la ricordate ed è fuori legge quella immagine. In tutti questi quadri noi non vedremo le immagini subliminali, vedremo tutto ciò che lui voleva dire, ma ci sono le immagini subliminali. Per esempio qui lui ha tirato fuori la schiuma del mare e ha tirato fuori un'altra cosa importante, guardate. In genere noi abbiamo l'orizzonte, d'accordo, che è una linea perfettamente orizzontale. In lui l'orizzonte non esiste, si avvolge sempre a spirale, perché la spirale è la figura più drammatica che esiste in natura. E guardate che lui conosceva benissimo gli studi che aveva fatto Leonardo sulle onde del mare, quelle che poi stavano in Inghilterra, e Leonardo addirittura ne ha trovato delle leggi fisiche. Leonardo è quello che ha scoperto la legge che se voi innaffiate un giardino, se strizzate il tubo va più lontano l'acqua. Quella è una legge fisica che ha trovato Leonardo. E ha studiato e ha disegnato le onde, e Turner le conosceva. E nelle onde di Turner ci sono sempre i vortici. Noi vedremo in tutte queste scene travolgenti naturali sempre i vortici che avviluppano
l'essere umano, e guardate qui, qui ci stanno molti pescatori che cercano di salvarsi, ma molti non ci riusciranno. Lui una volta si fece legare all'albero di una nave e andò in una tempesta non molto grossa, che sennò non sarebbe tornato, per vederla da vicino. Altre volte, e vedremo questi quadri, stava sulla spiaggia, sul molo, e aspettò i pescatori che arrivavano per poterli schizzare velocemente, con la paura negli occhi. Quindi noi vedremo piano piano che Turner fa scomparire gli oggetti, fa scomparire l'uomo, e soltanto gli elementi della natura compariranno, ma gli elementi della natura con attraverso la luce. Voi sapete che l'acqua non ha colore, no? L'acquista dal luogo dove sta. Ecco, qui la sta acquistando una parte dal cielo chiaro e una parte dal buio della terra che sta dietro quest'onda a sinistra. Questa è Pescatori in mare, qui comincia la natura ribelle e poi arriva a questa, eh? Questo è il chiaro di luna, cioè dire il romanticismo in cui il colore la fa da padrone. Bene, questa è la quinta piaga d'Egitto, che poi sarebbe la settima, eh? Voi ricordate cos'era la quinta piaga d'Egitto, che poi era la settima? Il re dell'Egitto non volle far partire gli ebrei, e quindi il popolo restò in Egitto, non volle farlo andare nella propria patria, e Dio mandò fuoco, peste e fiamme per punirlo. E qui si vedono persone e cavalli morti, vedete? Beh, si vede poco. Come, qui sotto? Sì. Qui a terra? Sì, ah beh, sì, si vede poco perché la risoluzione non è granché, non possiamo farci nulla. Aspettate, posso ingrandirvi le... Ecco, vedete? C'è un corpo e un cavallo. Sì, sì, corpo e cavallo. E poi sulla destra, adesso torniamo alla presentazione, sulla destra c'è Mosè con la Genesi, vedete? Col libro della Genesi. Si vede poco? Non si vede, allora lo ingrandiamo. E dobbiamo dire a Don Luca di comprare un proiettore nuovo. Proviamo con le luci, spegnendo qualche luce. No, non credo che la luce possa aiutare a vedere. Eccolo qua, vedete adesso? Si intravede. Si intravede. Per far capire che stiamo in Egitto, lui ha messo la piramide violentemente illuminata, ma da questo turbine degli elementi naturali, vedete, l'orizzonte non esiste, già scomparso, è il turbine degli elementi naturali che lui ama. Ricordiamoci il sublime e il romanticismo, lo Sturm und Drang, impeto e tempesta, fedelissimo a questo. Approdo nella tempesta, io metto dei quadri che vi faccio vedere e alcuni li commentiamo come capolavori suoi. Barche olandesi nella tempesta, qui lui ha voluto rappresentare, ecco, la luce sulla barca,
che la anima è l'unica cosa animata in questo turbine di violenza, di energia scatenata, in questo mare che comincia ad agitarsi, e l'agitazione la sta facendo intravedere quella nuvola enorme che viene da sinistra. Non a caso lui ha messa da sinistra, perché da sinistra sta entrando, sembra che entri, perché noi scriviamo da sinistra a destra. Immaginate se l'avesse messa sulla destra quella nuvola, sembrava uscente, quindi sembrava la fine di un temporale. Qui c'è Ero e Leandro, tutti voi senz'altro conoscete il mito di Ero e Leandro, no? Erano due giovani che si amavano, ma abitavano su due sponde opposte. Leandro la sera a nuoto andava verso Ero, la quale teneva in mano un lume per dirigerlo, e poi si univa, stavano insieme e lui tornava a casa sua, come Paola Francesca, insomma, con le famiglie che non si amavano. Un giorno si spense il lume, mentre Leandro nuotava, perse l'orientamento e morì, affogato. Il giorno dopo Ero ne vide il cadavere sull'acqua e si suicidò. Se ben vedete, questa fiaba è stata rappresentata dalle pennellate nervose di tutto il paesaggio e di tutti gli oggetti che esistono in questo quadro. Mentre Ero e Leandro stanno qui a terra coperti. Li vedete oppure devo ingrandirli? Si vedono questi. Ecco, questa, i ghiacciai e la morte della natura. Qui non c'è più impeto e tempesta, ma c'è stata soltanto la morte per asfissia, la morte della natura per asfissia del gran freddo. Poi vedremo il gran freddo come lo tratta lui dopo. Questi sono il ponte del diavolo del San Gottardo, sono tutti quadri che lui faceva andando lì. Poi ne vedremo molti che lui ha fatto a Venezia, a Roma, ed era innamorato anche a Napoli. Vedremo addirittura il Vesuvio di Napoli, solo colori. Cattedrale di Salisbury, ecco, qui c'è il Molo di Calais. Ecco, questo è un quadro che l'ho resa ancora più famoso di quello che era, perché in questo Molo di Calais lui aspettava sul molo e aspettava i pescatori, ed erano proprio quelli che lui dipinse velocemente con l'acquerella, poi a casa fatto. E qui vedete, non ha scatenato gli elementi naturali, ha soltanto fatto intravedere quelli che sarebbero vissuti, sopravvissuti, e quelli che sarebbero morti. E i colori delle nuvole del cielo sono i colori della morte. Quindi la simbologia di Turner sta nel colore proprio. Qui è un altro naufragio, laddove lui si fece legare per vederlo. Come infatti, vedete, lui il punto di vista non sta sulla serraferma, ma sta su un'altra nave. Sole nascente nella foschia, ecco, qui comincia l'impero della luce. Cioè a dire, non ha messo quella luce per illuminare le barche o il resto del mondo vivente che sta per terra. Sì, si vede questo. Ma ha messo quella luce soltanto per creare quella luce. Perché c'è una vita propria quella luce. Vedete?
se noi leviamo queste barche, questo, le persone per terra a destra, la luce resta, resta una vita propria. E guarda che il genio romantico di Turner è proprio questo, è stato riconosciuto uno dei più grandi pittori del romanticismo inglese e del romanticismo europeo. Qui abbiamo davvero una catastrofe epocale. Lui piglia a spunto Annibale che attraversa le Alpi. Tutti voi ricordate questo fatto storico, no? Bene, questo Annibale che attraversa le Alpi, a stento si vede qualcosa sotto, vedete? Ma non è che lui l'ha fatto per non farlo vedere, ha fatto per far vedere che l'uomo non è nulla rispetto a quello che succede in natura. E lo vediamo adesso che cosa significa. Voi sapete che attraverso le Alpi nel 218 a.C., no? Venne in Italia e poi ci fu detto un sacco di schiaffoni agli italiani, vicino a Roma non si avvicinò mai, aveva paura, girava intorno, scendeva giù, saliva su e poi Scipione, detto anche l'Afriano, lo massacrò a Zama usando le stesse strategie sue. Bene, l'orizzonte non esiste, vedete? Non esistono gli oggetti, esiste soltanto quel vortice che sta avvolgendo tutto il cielo. Non solo, ma il centro del vortice è spostato a sinistra di chi guarda, per fare in modo che lo spettatore non abbia riferimenti e quindi è coinvolto in quella tempesta enorme. E questa è la tempesta di neve, non è la tempesta di mare, la tempesta di neve che sta a 1800 metri, attraversato le Alpi, Annibale, qualche cosa di Annibale e cavalli e roba varia si vede qui, li vedete o li ingrandisco? Eh? Ingrandisco? Sì, va bene, devo cambiare. Ecco, li vedete? Quindi qui il vortice è una composizione asimmetrica, perché vedete la simmetria è qualcosa che vi dà un riferimento preciso. Voi sapete dove state e che cosa state guardando. Avete presente il Cristo di Mantegna? Quello visto dai piedi, no? Lì c'è una simmetria perfetta e una prospettiva. La testa è molto più grande di quanto dovrebbe essere, però lì c'è un altro significato, non la commentiamo. E lì c'è una simmetria di un asse che va da fra i due piedi fino alla testa. E la simmetria così perfetta indica l'immobilità, cioè dire la morte. Non so se avete mai notato, io adesso ogni tanto divago per farmi capire meglio. Gli occhi di chi vi guarda davanti, sta davanti, non stanno mai fermi, mai. Si muovono sempre, soltanto gli occhi di un defunto sono immobili e ci mettono pure per questo. Ma da che cosa deriva questo? Deriva dai nostri antenati di 200.000 anni fa, che si incontravano, non erano amici e si devono sfrutare velocemente per vedere se c'era qualche movimento di muscolo che schizzava per poterlo aggredire. Quindi la mobilità non è simmetria. Ecco perché lui
ha spostato il centro del vortice verso sinistra per levare qualsiasi. Se lo mettevo al centro, noi avevamo il riferimento del centro. Qui non abbiamo riferimenti, quindi ci troviamo avvolti da questo turbine che ci risucchia dentro. Voi immaginate, voi sapete che Annibale partì un esercito di 100.000 uomini, arrivò con 20.000, arrivò dopo la passaggio delle Alpi. Qui Didone che costruisce Cartagine. Voi sapete che Didone è un personaggio virgiliano, arrivò in Italia, si fermò per accogliere Enea. Enea fu accolta da Didone, la quale costruì Cartagine, ma Didone qui non esiste. Esiste il mito di Didone, che è rappresentato da questa luminosità enorme, illimitata, che sta in fondo. L'unico accenno a Didone, a Cartagine, alla potenza navale di Cartagine, sono dei bambini sulla sinistra che giocano con delle barchette. Vedete? Si vedono? No, non si vedono. Oddio. Prego? Ma cerchiamo di farle vedere un po' meglio. Eccole qua. Vedete? Mentre invece a destra c'è la tomba. Ah, si vede meglio? Oh, vabbè. Va bene così? Vuoi dire che si vede meglio così? Sì. L'immagine si vede meglio. Sì. Più nitida. Va bene. Allora, lasciamo così. Qui c'è la tomba di Sicheo, il marito, che fa presupporre la distruzione di Cartagine. Ricordatevi che per Cartagine ci sono voluti tre scipioni, Scipione africano, Scipione asiatico, ma quello è stato più in Asia che in Africa, e Scipione l'Emiliano, il nipotino, che è diventato grande. Ma qui il protagonista non è più Didone, è la luce che si impone su tutto il paesaggio. Ecco, qui abbiamo l'eruzione del Soufre Mountain, cioè la luce esiste da sola qui, vedete? Che sia in eruzione o non lo sia, se noi copriamo la parte inferiore, la luce esiste. Quindi ecco il pittore della luce. E qui è l'eruzione del Vesuvio del 1817. Nella quale eruzione scompare ancora la linea orizzontale, vedete? Non esiste più, perché, come ripeto, la linea orizzontale era un riferimento, e qui invece sono i vortici che partono dal centro e vanno a destra e a sinistra. Bene, la baia di Napoli con il Vesuvio adirato. E qui vedete, quello che voglio mettere in mostra io è quel concetto di romanticismo e di sublime che viene attraverso la cura della luce come protagonista del quadro. E un pittore del genere non si era mai visto,
perché noi poi andando avanti nell'Ottocento abbiamo gli impressionisti che non disegnano gli oggetti, ma la luce servirebbe a disegnarli. Poi abbiamo i post-impressionisti come Van Gogh che disegnano gli oggetti con dei colori che rappresentano se stessi, cioè le proprie impressioni, il proprio stato d'animo. Lui qui invece è riuscito, a proposito, volevo dirvi, esiste la teoria della luce di Newton e la teoria della luce di Goethe, Wolfgang Johann Goethe von Goethe, e lui ha usato molto la teoria di Goethe, cioè le varie luminosità. Una volta ve ne ho parlato, ve l'ho fatto vedere, la luminosità di un colore va dal giallo al viola al più basso e ci ha dato dei numeri 9, 8, 6, 4, 3 eccetera. Ma se io metto il giallo vicino al bianco, il giallo scompare. Se metto il giallo sul nero, il giallo è brillantissimo. E lui ha usato questa teoria di Goethe. Cominciamo gli oli e gli acquarelli italiani, San Giorgio, dalla Giudecca. Questi sono degli acquarelli velocissimi. Vedete, in genere i pittori, anche i pittori della plein air, cioè i pittori impressionisti, che avevano inventato il cavalletto infilato per terra perché dovevano dipingere dal vivo, non potevano dipingere e disegnare tutto dal vivo, per la semplice ragione che il sole cambia ogni 3-4 minuti, quindi cambia il colore, cambia l'ombra, cambia tutto. Allora che facevano? Dipingevano velocemente l'abbozzo, gli impressionisti, poi si facevano fare una fotografia, perché ricordate che nel 1845 Cézanne già ce n'aveva 4.000 di fotografie, 4.000, e poi scrivevano sulla fotografia i colori che vedevano e poi li finivano nello studio. Lui invece qui usava l'acquerello, perché con l'acquerello questo qui lo faceva in 5 minuti, con la mano che c'aveva 5 minuti gli bastavano per fare un acquerello. Qualche mio allievo ha fatto questo in 5 mesi. Roma con arcobaleno, la battaglia di Trafalgar, voi la ricordate tutti, no? La battaglia di Trafalgar, in cui fu versato moltissimo sangue. Poi ne vedremo il triste ritorno di questa nave, e qui già le vediamo. Trafalgar fu una vittoria per gli inglesi, ma fu come la vittoria di Caporetto per noi, insomma. Un'altra vittoria di Trafalgar e Pirro sarebbe scomparso dalla faccia della terra. Quindi qui non è più la natura che impera, ma è la furia della ferocia umana. Scoglio rappresentato attraverso colori puri. Rodi. Bene, Rodi, qui se ben ricordate c'era il gigante di Rodi, no? Il colosso di Rodi, il gigante di Rodi, che poi crollò tutto quanto e al suo posto si venne eretto questo. Questo inizialmente doveva essere un faro, poi è diventato un castello. Siamo Roma, Riccia, la Riccia, vedete? E lui era innamorato. Allora, questo qui è il canale di Chichester in Inghilterra. Bene, qui il merito di questo acquerello è questo. Attraverso il colore lui fa vedere tutto il panorama come una fotografia stereoscopica. D'accordo? Oggi per fare una cosa del genere c'è bisogno di fare 4-5 fotografie e metterle insieme. Lui ci è riuscito, ma pure qui, vedete, la linea dell'orizzonte non è una retta, ma ha dato la sensazione di qualcosa di avvolgente che viene verso di noi. E qui c'è luce sopra e sotto, sul cielo e sulla terra. Questo è
una presa in giro per il Settecento, ha dipinto il salotto del Settecento, dove c'erano i quadri dei neoclassici e tutto l'arredamento neoclassico napoleonico. Acqua pura, guardate che manco allora c'era l'acqua pura, perché per allora c'erano le fogne che dovevano andare da qualche parte, e questo era un pezzo di acqua pura dove le persone andavano a bagnarsi, acqua solfurea quasi, per malattie. Questo è un abbozzo della distruzione del Colosseo, e lui qui dà la sensazione proprio del tempo che passa su di noi e non ce ne accorgiamo. Questa deve dare la sensazione, questo Colosseo, stranissima. Allora, se io chiedessi a qualcuno di voi: quanto tempo fa hai fatto la maturità? L'altro ieri, una settimana fa, un mese fa, vi sembra un mese fa che avete fatto la maturità? Quando vi siete sposati? Beh, non molto tempo fa, insomma. Il tempo ci è passato sopra e non ci ha avvisato. Oppure state facendo qualche altra cosa, qui a fianco se ne è passato da quest'altra parte. Il tempo ci passa da vicino mentre noi facciamo un'altra cosa. E ci troviamo a 60-70 anni e non ce ne siamo resi conto. Ecco, questo ha voluto dire qui lui. È crollato tutto, perché guardate che, non so se avete mai visto qualche ricostruzione del Colosseo, era di una bellezza unica, è stato fatto nel 60 d.C. Ogni nicchia aveva una statua, sopra c'erano i denti di elefanti che dovevano sostenere il telo quando pioveva e quando c'era un forte sole, per i nobili e gli imperatori che vedevano lo spettacolo. E davanti, proprio all'uscita della metropolitana, allora non c'era metropolitana, proprio all'uscita della metropolitana, c'è per terra un grosso quadrato di 10 metri di lato, e quello era il basamento su cui era stato eretto il dio Sole, 26 metri di bronzo con la faccia di Nerone. Quel bronzo è stato preso per fare le armi, è rimasto il basamento. Non solo, ma non vi siete mai chiesti perché questo Colosseo, e lui qui lo fa vedere, tremolante sopra ma fermo sotto, con tutte le sollecitazioni delle macchine che gli sono passate per un secolo intorno, e delle carrozze pure che passavano prima e erano sollecitazioni sul terreno, tempeste, furie degli elementi, l'uomo che è andato a rubare il ferro e il marmo che stava lì dentro per potersi costruire o le armi o le ville, che era piena di ferro, questo non è crollato. Una cosa strana, crollano i ponti dopo 40 anni e questo non è crollato. Bene, è stato studiato sotto a 10 metri. È stato scoperto che c'era il cemento armato precompresso. Non so se voi conoscete che cos'è sto cemento armato precompresso. Ve lo spiego velocemente, guardate, non è difficile. Voi sapete che si costruiscono i pilastri e sopra stanno le travi, no? Le travi, se sono caricate, si piegano verso il basso, giusto? E vengono calcolate dagli ingegneri. Guardate, io ho una laurea in ingegneria, ma non l'ho mai fatto. Quindi non sono ingegnere. Può piegarsi fino a una certa distanza dall'orizzontale insieme a freccia, oltre questa si spezza. Allora sarebbe meglio non farlo piegare. Allora che succede? Fanno la trave, mettono dentro un grosso tondino dei ferri grossi, a destra e a sinistra delle placche metalliche, e poi avvitano con grossi bulloni in modo da restringere la trave e farla piegare verso l'alto, in modo che quando viene caricata con tutto il peso che ci sta sopra diventa orizzontale e non c'è freccia.
Vi è chiaro questo che vi ho detto? Ve l'ho detto perché questo, la 50 parole per complesso, è stato scoperto negli anni 40-50. Questi già conoscevano nel 60 d.C. Ma voi, i nostri ponti crollano, ma guardate i ponti romani sul Tevere. Belli lì, immobili, eh? E questo ha voluto dire, questo è un acquerello, rinforzato con l'inchiostro. Questo è un forte fatto sempre per mettere in mostra i colori. E qui, vedete, quelli importanti io mi ci fermo. Voi sapete tutti, senz'altro, Ulisse chi era, come fu catturato da Polifemo. Loro andarono lì a fregare un po' di roba, arrivò Polifemo, questo enorme gigante con un occhio solo, rinchiuse la caverna e se ne mangiò uno. E poi Ulisse, per non farne mangiare altri, gli diede da bere il vino. Io lo racconto per qualcuno che non se lo ricorda più, lo fece ubriacare e poi gli dice con l'occhio, dice: ma chi sei, dimmi chi sei, così io mi chiamo nessuno, sono nessuno, ma come dire, il mio nome è nessuno, chiuso. Poi riuscirono a scappare perché con l'occhio cieco questo aveva dolore, attaccati sotto le pance delle capre, e andarono sul mare, salirono sulla nave. I giganti amici suoi, i fratelli, dissero: ma che ti è successo? Ma ha accecato? Chi ti ha accecato? Nessuno. E vabbè, questo scherza sempre, lascio perdere. Bene, qui lui ha rappresentato il momento in cui la nave sta andando via e Ulisse gli grida che, nonostante lui sia grosso, ma era grosso e frescone. Non solo, ma guardate lui sulla sinistra, lo vedete? Si intravede la sagoma sulla sinistra, vedete? Vi la faccio vedere qui. Ma si confonde con il paesaggio, cioè dire, lui fa parte, essendo un gigante, fa parte della natura, e quindi si scatenano gli elementi naturali con lui. Non lo ha potuto rappresentare come un essere umano, lo ha rappresentato come un elemento della natura. E poi che è successo? No, sta dietro, sta dietro. Adesso ci andiamo. Ecco qui. L'ho rappresentato attraverso, vedete? Si confonde con la montagna e con gli elementi naturali. E questo fa parte della filosofia dell'astuzia di Ulisse, che disse: chi ti ha accecato? Nessuno. E Ulisse non aveva accecato nessuno. Vedete la simbiosi fra essere umano e natura. D'altra parte, la natura, per farci così belli, eccetto qualcuno, ci ha messo 3,5 miliardi di anni. Attilio Regolo, anche questo conoscete la storia, no? I cartaginesi mandarono Attilio Regolo a Roma dicendo: digli di non fare più guerra perché sennò so guai. E Attilio Regolo, anziché dire no, non fate la guerra, disse: oh, dateci giù perché Roma non può morire. E tornò a Cartagine e poi gli fecero quello che gli fecero. Ma qui Cartagine è stata rappresentata attraverso questa luce abbagliante. La vedete questa luce abbagliante? Solo che lì non si vede. Però abbaglia o no un pochetto che la luce? C'è una luce abbagliante proprio. Io quasi quasi giro il computer e lo faccio vedere. Si vede. Non esiste più nulla, vedete? Si intravede qualcosa a destra e a sinistra, persone, barche, la parte di Cartagine a destra, ma il protagonista è la luce. Ecco, io insisterò sempre su questo concetto. Il protagonismo della luce, il protagonismo assoluto della luce, cioè lui ha dipinto la luce, vi ripeto, vi ricordo ciò che vi ho detto, non ha dipinto la luce come creatrice di oggetti, ma la luce come elemento
esistente per se stesso. E guardate, questo è un concetto straordinario, è un concetto che poi hanno messo in fisica Einstein con i famosi fotoni, quelli che vi fanno aprire la porta d'ascensore. Bene, l'isola di Staffa e le grotte di Fingal. Allora, l'isola di Staffa è un'isola che sembra, la leggenda dice, sia stata costruita da dei giganti, che unisce l'Irlanda del Nord con l'Inghilterra, e le colonne sono di basalto esagonali. E quelle sono le grotte di Fingal, che all'interno hanno un suono straordinario. Lui qui le ha rappresentate, e sempre attraverso gli elementi e la luce, indipendente dal resto, e questo quadro è stato l'ispirazione di Mendelssohn, che ha scritto Le grotte di Fingal, pezzo famosissimo, molto bello. Oltre a quadri di una mostra di pittura, insomma. Passiamo all'incendio. Altri quadri molto deliziosi, molto semplici, molto sereni, che anche lui attraversava periodi di serenità. Era uno che si arrabbiava facilmente, era iroso. Non si è mai sposato, ha avuto delle donne ma non è andato d'accordo, e ha vissuto col padre finché non è morto. Quando è morto il padre, è morto pure lui. Qui è un episodio molto importante, guardate. Il 16 ottobre del 34 la Camera dei Lord a Londra bruciò, e bruciarono tanti documenti. Lui accorse immediatamente quando si è questo fatto e si mise sulla sponda opposta e dipinse il vortice di fuoco. Ecco, i due elementi, acqua e fuoco. E erano i due elementi che mettevano paura anche ai filosofi greci, perché nessuno dei due è controllabile. E questo fuoco che si avvolge nel vortice con tutti i colori dell'arcobaleno sembra che regni da lì all'infinito, tant'è vero che lui ha messo questo ponte oltre il quale il colore che lui ha usato, vedete qui, ci fa capire che lì continua la coscienza dell'uomo, cioè verso l'indefinito, non l'infinito, l'indefinito. Ed ecco l'altro concetto principe del romanticismo: non è soltanto la mente che esiste. La mente esiste perché ti devi dirigere la mano a fare quello che vuoi, ma è la coscienza dell'uomo, che non è mai stata scoperta totalmente, che ha dentro delle scintille divine. E guardate un attimo qui sotto. Qui sotto c'è un sacco di gente seduta magari sulle sedie. Se era a Napoli affittavano i balconi, vero Pepi? Affittavano i balconi, quando c'erano i balconi, sì. Per vedere cose del genere. Ma anche a Roma hanno affittato i balconi quando in nome del popolo sovrano, sì. Targhini e Montanari, che quando dovevano essere ammazzati, cioè, ecco, si ribella al popolo, e il popolo invece voleva ammazzarsi subito perché avevano affittato i balconi per vedere lo spettacolo. Bene, il popolo sta guardando. Ma guardate che cosa guarda. Guarda un danno enorme. Guarda una tragedia naturale, ma da lontano. E sta lì seduto a guardarla, senza paura perché non la tocca. Ora, immaginate che un cataclisma del genere può essere ammirato come spettacolo. Non credo che nessuno di noi si sogni di ammirare una cosa del genere come spettacolo. Però la psicologia di massa lo fa, e le persone stanno lì ferme perché stanno lontano dal pericolo. Vi sarà senz'altro capitato di andare in autostrada, a un certo punto trovare una fila enorme,
voi state in fila, dopo mezz'ora non c'è niente. Ma che cosa c'è però? A un certo punto dall'altra parte c'è un incidente. Esatto. Le persone rallentano per vedere l'incidente. Ma vi siete mai chiesti perché rallentano per vedere l'incidente? Tanto non vedono nulla, perché minimo devono andare a 30-40 all'ora e non vedono nulla, vedono due macchine massacrate. Qui entra, esce fuori l'istinto umano della conservazione della specie e del proprio DNA. Dice, beh, meno male che non è successo a me. Questo nasce, anche se non lo ammettiamo, nasce questo. E loro stanno guardando questo qua. E la loro coscienza va al di là di questo ponte che ti dà la sensazione del limite. Questo è visto da un'altra, sempre lo stesso evento, da un'altra osservazione, dal ponte di Waterloo, che sta da quest'altra parte, dalla parte opposta. Infatti, mentre prima, vedete, va verso destra, sinistra verso destra, il vento e tutta la fiamma e tutto il cataclisma, qui invece va verso sinistra ed è un vortice, un turbine, una trompa d'aria che si avvolge e mette ancora di più paura. E le persone stanno ancora lì a guardare vicino, vedete, sulla sinistra in basso. E qui usa colori puri, gialli, rossi, viola. Questi colori puri, specialmente i rossi sul cielo, indicano la tragedia, il sangue, e lo vedremo in altri quadri. Qui c'è, vabbè, Roma Laventino, piacevolezze. Ecco, questa è un'altra tela straordinaria, guardate. La luce del faro. Qui non vedete né faro né persone. Lo vedete? Vedete soltanto gli elementi straordinari, le gocce d'acqua che diventano mondi, universo. Perché voi sapete che il sole non lo vediamo, vediamo il sole così diffuso, la luce diffusa, perché quando arriva un raggio tocca una molecola d'aria dove c'è acqua e i raggi si, c'è la diffusione chiamata, si diffondono e quindi c'è questo chiarore. Bene, qui con queste onde straordinarie la diffusione luminosa è sterminata, ma non c'è la luce del sole, c'è la luce del faro che sta qui, guardate, sta qui a sinistra, qui, e né si vede il faro, si vede soltanto questa enorme luce che attraversa l'acqua, le gocce d'acqua, quasi si individuano le gocce d'acqua se guardate bene. Mamma mia quanto è brutta qua sopra, perché quello che sto vedendo io qui è bianca, molto bianca. Vabbè, comunque abbiamo un'idea. Qui c'è il castello Northam, ma guardate, qui ormai lui ha finito di disegnare gli oggetti e si sta avviando nell'astrattismo cromatico puro. Questa è una lezione enorme per l'astrattismo del primo Novecento e per il futurismo. Dopo lo vediamo il futurismo come l'ha iniziato. Lui qui sta rappresentando un castello che è evanescente, degli animali idem evanescente, tutto evanescente, li induiamo soltanto, li induiamo perché? Perché la luce che è protagonista gli fa sto favore di farli rivivere in maniera fantasmagorica, intendendo come dei fantasmi. I numeri sotto e le date sotto sono le date di esecuzione. Qui c'è disastro in mare, ecco, guardate i gialli, gli aranci e i rossi, e c'è qualcuno qui dentro che dovrà guardare bene questi colori, perché ne sta facendo una che adesso vedremo. Il trasporto del carbone è qui, ha usato, oltre alla luce in fondo che è la protagonista, i colori del carbone.
E guardate, qui ci stiamo avvicinando all'inizio dell'era industriale. La vera era industriale in Inghilterra è cominciata all'inizio del Novecento, però già la nave a vapore ci stava, e la vedremo dopo che abbiamo visto Roma moderna. Ecco, la valorosa tenta Brigitte, la valorosa Temeraire verso la distruzione. Allora, la Temeraire è quella barca a vela che sta dietro, valorosa perché ha fatto la guerra di ha vinto la battaglia di Trafalgar, però è diventata vecchia e è nato la rivoluzione industriale, la nave a vapore. Questa nave col carbone, c'è il carbone dentro. La nave a vapore, c'è la gioventù, che ormai la dicotomia fra gioventù e tempo passato. La gioventù che porta via il tempo passato con molto rispetto e lo porta laddove, nel cimitero, non esiste più, verso destra, dove c'è sta qualcosa che è ancora affiora dall'acqua. E come vedete il cielo è rosso. È rosso perché? Per la semplice ragione che la Temeraire ha fatto tanti morti, ha versato tanto sangue e lei adesso sta morendo. Quindi il colore rosso del cielo, del mare, in cui a stento si intravede il sole, vedete? Perché è nascosto da tutto questo disastro che ha fatto la Temeraire. Però anche per lei è venuta la fine della rivoluzione industriale. E sapete cosa ha portato la rivoluzione industriale? Ha portato un enorme squilibrio nell'ecosistema. Allora, inizialmente non c'era tante ciminiere, non c'era tanto vapore, tanto fumo, e gli alberi avevano la corteccia bianca, come abbiamo molti noi alberi nella villa qui vicino, la villa comunale qui vicino. E lì si posavano le farfalle bianche, si mimetizzavano e gli uccelli non le vedevano, quindi si salvavano e trasmettevano il DNA. Però qualche farfalla bianca gli è uscito un figlio brutto, nero, brutto. Magari il marito sarà pure arrabbiato. Quando è arrivato il fumo dell'industria, le cortecce sono diventate nere. Tutte quelle bianche sono state mangiate dagli uccelli, dai predatori. Chi si è salvata è stata quella nera, che si è riprodotta moltissimo. Ecco, il fumo nero, il significato del fumo nero, cioè il cambiamento totale della civiltà. Che c'è qualcosa? No, Anna Maria. Qual era la villa qui vicino? La? La villa qui vicino. È la degli eucalipti. Ah, ok. Il parco degli eucalipti. Qui è Spoleto. Conoscete, no? Bene. Barca a vela che si avvicina alla costa. Guardate un attimo. Non esiste più la barca a vela. Si intravede un fantasma di barca a vela. E da questa qui a sinistra, la vedete? Il resto è soltanto la luce esistente di per sé stessa, da sola. Guardate, perciò vi dicevo, volevo fare, quando io dissi a Clay di fare Turner, mi disse: ma non è molto conosciuto. Sì, lo sapevo che non era molto conosciuto, però è straordinario come pittore. Vabbè, lei lo conosceva. Bravo, però non ha visto la mostra. E non lo potevo, dovevo andare a fare la visita. Quindi è l'unico pittore che si è messo in testa di rappresentare la luce come protagonista senza interazione, e l'ha fatto. Guardate, perché noi gli oggetti, tutti gli oggetti, li vediamo come interazione fra due cose, fra due altri fenomeni, fra due tipi di energia. L'energia della luce, che è fatta dai fotoni,
e il tavolo, non voglio entrare nei particolari tecnici, forse vi annoiate, non entro. Sapete perché sto maglione è rosso? È stato colorato. No, non è stato colorato, anche se è stato colorato, ma perché è rosso? Perché arrivano la luce bianca è fatta da 6 colori d'arcobaleno, no? Che vanno dal rosso al viola. Lei assorbe tutti i colori eccetto il rosso lo rifiuta e si stende sul maglione come se fosse la vernice. È un po' più complesso di questo che vi sto dicendo, però all'incirca questo. Ecco qui l'alba, una barca e promontorio. Paesaggio su un fiume. Quello che voglio farvi vedere è che piano piano scompaiono gli oggetti. Guardate questo tramonto sul lago. Voi intuite soltanto che è un tramonto sul lago, perché c'è un sole piccolo lì, porello, che sta scomparendo. E rosso, verde, celeste, blu, tutti i colori dell'arcobaleno ci stanno qui dentro. È bellissimo, è straordinario. Questo mi sa che piace pure a una signora svizzera. E c'è la signora svizzera qua dentro. Che sta dipingendo il quadro della Temeraire. Sì, sì. Questo è il tramonto su Heidelberg. In cui non c'è. Heidelberg è una cittadina molto semplice, innocente, chiara, priva di pretese, e quindi non vedete i rossi. I rossi li vedete laddove c'è la tragedia. Allora, la nave negriera, qui è una tragedia davvero umana, che stiamo vivendo anche oggi. La tragedia enorme che porta il nostro Mediterraneo a essere la tomba di moltissime persone. E guardate, qui è la stessa cosa, qui venivano gettati proprio dentro dalle navi nell'acqua, venivano affogati, erano gli schiavi che si erano ammalati o gli schiavi che erano di troppo. Venivano gettati sia i morti sia i moribondi, perché i morti erano morti di sopra ma erano stati fatti morire, i moribondi consumavano cibo e quindi non era il caso di tenerli. Ecco perché c'è questi colori funebri da grande tragedia cimiteriale. Le onde, come sempre nella pittura romantica, che sono l'energia terrificante della natura. L'onda non si ferma, l'onda ammazza tutto, butta giù i moli, butta giù i fari, butta giù tutto. Basta ricordarsi gli tsunami che succedono in America Latina, spazzano via intere città. Goldau, il lago di Zurigo. Allora lui andò molte volte a Zurigo per dipingere questo lago, che aveva proprio questi colori azzurri e aveva il cielo rosso. Strano, perché in genere in Svizzera i cieli rossi non si vedono, perché lì l'atmosfera è diversa dalla nostra. E notate che l'orizzonte non è mai non esiste mai quando si tratta di questi quadri in cui c'è sta movimento e tragedia. Non è più l'orizzonte, è più l'orizzonte. Eppure qui è un lago, no? Il lago dovrebbe essere piatto, orizzontale. Questa è la stessa montagna svizzera. E lui la dipinse per la semplice ragione che qui sotto
vennero delle frane e morirono moltissime persone. Qui c'è ancora qualche superstite che va a visitare i propri morti. Proprio tragico. Mm? Sono tutte queste tragedie. Sì, sì. E beh, succedono pure allora. Questo è l'esilio alla roccia di Trumbert. Allora, questo conoscete chi è, no? Napoleone. All'isola di Sant'Elena. Ha fatto alto. Era 1,64 m. Però una capoccia tanto. Allora, in questo quadro lui ha voluto rappresentare, dietro c'è stato un soldato a rispettosa distanza e evanescente, mentre lui ancora domina, vedete, tutto evanescente in questo caso, la luce non è più, è protagonista dietro Napoleone, ma Napoleone è in primo piano anche con i colori. Vi ricordate il 5 maggio di Manzoni? Ecco, e quindi lui è qualcosa che va oltre la luce. Per ricordarvi un attimo, Napoleone aveva 6-7 fratelli e 2 sorelle che non erano granché, e una madre che lo avversava, e lui da solo doveva combattere il fuoco amico e il fuoco nemico. Ciononostante è riuscito a mettere paura a tutti gli imperatori di Europa e a conquistare tutta l'Europa. Era un genio, un genio della guerra, un genio della politica, e lui ha creato la Scuola Normale di Pisa, lui ha creato la Repubblica Cisalpina, quindi ci ha fatto in mente che poteva essere una Repubblica. Insomma, lui ha fatto abbassare le penne a tutti i grandi imperatori di Europa dell'epoca. Meno che ai russi. Meno che? Ai russi. Perché i russi hanno arrivato. La Russia non è che hanno massacrato. Alessandro non ha fatto niente, è stata la neve, l'inverno. Quello è il grande nemico, l'inverno. Ma lì ci hanno rimesso le penne tutti. L'inverno della Russia ci rimettono tutti le penne. Comunque qui si vede, fa vedere la grande solitudine di quest'uomo, che secondo studi recenti, io ho letto un libro 2-3 anni fa, è stato avvelenato lentamente dagli inglesi, perché aveva pura paura che anche da là, e nei suoi capelli, tirati da qualcuno dalla tomba che sta a Parigi, nel Pantheon, è stato analizzato ed è stato scoperto il cianuro, veniva dato in piccole dosi per farlo morire piano piano. Ecco qui, questo è il seppellimento in mare delle persone morte, e abbiamo persone morte e la nuova energia che sorge, cioè la barca a vapore. E i colori, oltre alla luce protagonista, i colori sono quelli grigi della morte, dei cimiteri. Venezia, il Camposanto, e Venezia San Giorgio, vedete? Qui c'è la tempesta di neve, qui ormai non esiste più nulla, esiste l'astrazione cromatica pura. Vedete, questi vortici, queste situazioni che si avvolgono su se stesse, con il centro sempre spostato, in modo da non dare riferimento, hanno dato motivo a Balla di creare il futurismo, in cui lui vuole rappresentare la velocità, ma poi vediamo che lui ha rappresentato dentro un treno in cui c'è la velocità. Ma non sono arrivate a queste altezze, perché guardate, in questo o sei un genio puro o non ci arrivi. Il sole a Venezia, ombra al buio, la sera del diluvio. Allora, tutti voi senz'altro conoscete il diluvio universale, no?
la maledizione che arriva, e questa è la sera prima del diluvio. Quindi l'ombra della direzione, guardate questa cappa nera che sta sopra, quella è la maledizione che sta arrivando sulla terra. E qui si vedono delle persone che vengono salvate piano piano sulla famosa arca di Noè. E questa ombra, questi colori, devono dare e danno la sensazione che sarà un disastro totale, che probabilmente dopo questo disastro la vita sarà finita, non esisterà più. La sensazione si ha da questo quadro che non esiste la vita. In questo caso Dio, persona indipendente, in quel caso non era Dio, voi sapete che nel Vecchio Testamento non si chiama Dio o il Signore o Yahweh, no? Dio è venuto dopo nel Nuovo Testamento il nome. Eccolo Yahweh, è questa luce enorme che sfonda il quadro e viene da quest'altra parte verso di noi. E se lascia dietro la tragedia che sta cominciando. E questa è l'ombra buia la sera prima, quando tutto si oscura. Sti giorni stiamo vivendo queste ombre buie. Vi ricordate l'altro giorno è diventato tutto rosso e poi è diventato buio alle 4 e poi è arrivato quello sgrullone enorme. Ecco, ma senza questa luce centrale a noi era tutto buio. Questo invece è il mattino dopo il diluvio. Finalmente la vita, la luce, il colore. Al centro c'è Mosè, che è l'uomo nuovo del popolo. E guardate, stavolta oltre a essere un vortice è anche un universo nuovo che si sta allargando. Vedete che la sensazione di questa forma è qualcosa che si sta allargando, non che si sta restringendo. Dà la sensazione di che si sta allargando. E quindi è come se fosse il Big Bang. Lui all'epoca non conosceva il Big Bang, eh? Ma vedete, tutti questi geni intuiscono qualcosa ma non sanno dimostrarla. Poi ci è voluto 1930 per capire che cos'era sto Big Bang. Quindi qui c'è un'esplosione di vita. E l'esplosione di vita viene rappresentata attraverso la luce come protagonista. Qui infatti Mosè al centro è semplicemente un disegnuccio che dà la sensazione della vita. Ecco, questo è il quadro che ha ispirato tutto il futurismo ed è pioggia, vapore e velocità. C'è un treno che corre, piove, e era un treno a vapore naturalmente. Lui non l'ha messo dritto, l'ha messo in diagonale sto treno, lo vedete? È soltanto in diagonale, e la diagonale dà la sensazione di un dinamismo maggiore. Vi ricordate quando spiegai Caravaggio i suoi guati erano sempre in diagonale, mai in verticale? Perché la diagonale, sia ascendente sia discendente, dà la sensazione del dinamismo in un quadro. Idem ha fatto lui qui, ha messo questo treno che è l'irruzione della nuova tecnologia. Questi erano treni che camminavano a 40 all'ora, all'epoca erano velocità stratosferiche da pazzi, riempivano tutta l'atmosfera di fumo, ma erano dei mezzi straordinari. L'unica cosa che si riesce a vedere di umano è qui vicino una lepre che cerca di correre e fare gara con la tecnologia moderna, solo la lepre. Qui il castello di Jordan, un altro, la stessa cosa. Ecco qui invece l'alba con i mostri marini. Ecco, questo è molto bello, guardate, qui ormai è scomparso totalmente il disegno, è scomparso tutto, c'è soltanto il colore. E col colore lui riesce a disegnare
a far rivivere, vedete qui, qui sotto, qui. Se voi guardate, non sono disegnati mostri marini, sono delle luci che sembrano mostri marini che vengono verso di noi. E il tutto in un gioco di luci che vanno dal rosso al giallo al verde al viola, che attraversano tutti i colori. Ma se avete notato, non esiste né il bianco né il nero, che lui sapeva benissimo che non erano colori, perché il bianco è la somma dei sei colori della arcobaleno, scusate. Prendo una mentina perché mi si sta asciugando la gola. Il bianco è la somma dei sei colori del arcobaleno, mentre il nero è l'assenza totale di colore, perché il corpo nero assorbe tutte le radiazioni. E qui siamo alla fine della sua vita, alla fine della sua carriera. Questo è l'angelo in piedi che è creato dal sole. Vedete, lui non lo ha creato attraverso il disegno. Il sole, la luce da dietro, crea le forme, crea l'angelo. Guardate le ali dell'angelo. Sono soltanto degli sprazzi luminosi che danno la sensazione del piume. Al centro delle due ali passa luce e crea quel volto che non si vede, ma è bello. Non so se lo vedete bene. Venezia ancora, molto rarefatta. Voi sapete che Venezia, quando c'è la nebbia, non vede nulla. E il passo del Brunigo, antica Roma. Ecco, questa è quello che lui disse prima di morire. L'amore per l'arte di un certo livello ha sempre guidato il mio cammino professionale. Partendo dal restauro, perché lui faceva il restauratore, sono arrivato alla consulenza, tanto che era il desiderio di aiutare la gente a capire una cosa così emozionante come l'opera d'arte. Vedete che questa è una cosa grandiosa. Lui la sua vita l'ha spesa per far capire la bellezza dell'arte alle persone, ma attraverso la bellezza dell'arte si arriva alla bellezza della natura. Guardate che la prima forma di vita sulla Terra è venuta 3 miliardi e mezzo di anni fa, e la natura, per selezione naturale successive, ha creato degli organismi perfetti. Se voi vedete le piante, i fiori, noi stessi, sono degli organismi perfetti. L'arte cerca di imitare questi organismi perfetti, e lui cerca di far capire la natura attraverso l'arte. Ormai da tempo mi occupo esclusivamente di mediazione e di investimenti di dipinti e sculture antiche, moderne. Guido il cliente nella scelta di uno o più mezzi in grado di valorizzare il patrimonio e di propagare il proprio senso estetico nel migliore dei modi. Quindi questa è un'opera sociale straordinaria. Ora guardate, questo personaggio era un personaggio che era degno di essere conosciuto, anche se lo era poco e lo conosceva soltanto Anna Maria. Sì, mi ricordo che ti chiama Anna Maria. Volevo però farvi vedere. Ma è una presa in giro? No. No, perché mi sembra che sei un po' l'unica che l'ha visto. No, no. Anna Maria, non sei l'unica che l'ha visto. Però guardate, purtroppo, sì, avete fatto bene a vederlo. Purtroppo però vi posso dire questo, io sono in Inghilterra, l'ho visto Turner.
quando portano queste mostre a Roma, di quadri veri ce ne stanno due o tre. Il resto sono tutto riempitivi. E l'idea chiara non la si fa con i riempitivi. Per la semplice ragione che le ditte assicurative, la Lloyd, i Lloyd di Londra, non assicurano oltre una certa somma. Vi faccio un esempio, io so che conoscevo chi ha organizzato una mostra di Caravaggio portando due quadri a Madrid e hanno portato il Narciso alla Fonte, che forse non è manco suo, e hanno portato il San Francesco Penitente, che è suo. E ha detto, di questi non, un altro non lo assicuro, che già quelli, se fossero stati rovinati, sarebbero costati circa 20 milioni di euro. Quando hanno voluto portare in Inghilterra la, dal Vaticano la deposizione, cioè avete presente che quadro enorme è la deposizione di Caravaggio, 4 metri per 3,20. Bene, i Lloyd di Londra hanno mandato un'equipe di 15 ingegneri e tecnici a Roma per poterlo imballare e farlo spedire. E questi ingegneri lo seguivano passo passo sulla nave, non in aereo, sulla nave. Questo è stato fatto negli anni 80 e allora fu assicurato per circa 25 miliardi di lire. Quindi loro si dicono, oh, no, fermati, non ti assicureremo più. Ecco, come si arriva a queste cime? È chiaro che chiesero una volta a Michelangelo, dice, senti, ma tu come hai fatto a fare sti capolavori? Lui rispose, fatica, 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 sudore e un po' di talento. Un po'? Di talento. Lui poteva dire così perché se lo poteva permettere, ma insomma, di talento ce ne sta parecchio, mica poco. Però, dice, fa tanta fatica. Ma vedete, questi c'hanno genio, no? Ma se voi mettete in mano a un cieco e a uno che non ha mai disegnato ma c'ha talento una matita, questo non fa nulla. Allora, per esprimere l'idea di talento bisogna avere una tecnica in modo che la mano ubbidisce al cervello. Michelangelo, che era Michelangelo, disegnava da quando aveva 8 anni 12 ore al giorno, per tutta la vita l'ha fatto, 12 ore al giorno disegnava e copiava Giotto. Io ho visto i disegni di le copie di Michelangelo da Giotto, uno dice, beh, questo è un manto di Giotto, però è fatto da Michelangelo, il tratto era quello. Quindi, oltre al genio, loro devono acquisire una tecnica. E la tecnica non è soltanto quella di saper fare i nasi e bocche e i capelli, ma ci sono vari metodi per poter ottenere gli effetti del capolavoro. Uno dei metodi, purtroppo sono matematici, è la sezione aurea, di cui io ho fatto una capatanta molte volte, no? Che vi fa mettere al posto giusto gli oggetti giusti in modo che c'è armonia fra tutto ciò che voi vedete. Se uno di questi grandi quadri spostate un oggetto o lo levate, rovinate l'equilibrio totale. Non solo, ma questo equilibrio è formato anche dai colori. Se cambia i colori Turner, non esiste, non è più Turner. Quindi il colore c'ha una sua teoria, che è una teoria scientifica. Vi accenno qualche cosa sul colore, così potete rendervi conto di quello che ha fatto Turner. Allora, il nostro occhio c'ha dietro, oltre al nervo ottico, due particelle, i coni e i bastoncelli. I bastoncelli servono per vedere i grigi, no?
entrano in funzione di notte, man mano che va via la luce del sole entrano, e i gatti ce ne hanno tanti, i gatti, eh? I coni invece sono addetti a vedere i colori, ma questi coni interagiscono soltanto con tre colori: giallo, rosso e blu, anzi si dice RGB, dove per G si può intendere giallo, green, ma green è quel giallo citrino, giallo con un po' di blu dentro, quindi è. Quindi noi in realtà abbiamo la percezione soltanto di tre colori: giallo, rosso e blu. È il cervello che crea tutti gli altri, li crea il cervello, eh? Ma il cervello crea anche altro, e vi faccio vedere che cosa crea il cervello. Non vi parlo di come nasce un colore, eccetera, eccetera, eh? Questo però ve lo posso dire. Guardate questo qua sopra, allarghiamo. Vedete, queste sono tutte le radiazioni, dai raggi X, raggi gamma, eccetera, eccetera, quelli che non si vede ma vi attraversano, fino alle onde radio. Guardate che pezzettino piccolo noi vediamo. Infatti non vediamo né gli ultravioletti né gli infrarossi. Gli infrarossi sono quei colori che escono dal termosifone. Gli ultravioletti sono quelli che vi fanno male al mare. Quindi fra tutte le radiazioni noi vediamo soltanto quel pezzettino piccolo piccolo. E lì dentro ci stanno i sei colori dell'arcobaleno. E il nostro occhio ne vede soltanto tre: giallo, rosso e blu. Gli altri li creiamo. Per esempio, noi adesso non riusciamo a vedere questo, lo sta creando il cervello, e c'è sempre di vederlo con gli occhi. Quindi giallo, rosso e blu, eccoli qua. Allora, se io metto il giallo insieme al blu, esce fuori il verde, d'accordo? Ho levato il rosso, non l'ho usato il rosso. Tenete presente questo: se metto il rosso insieme al blu ottengo il viola, manca il giallo; se metto il giallo insieme al rosso ottengo l'arancio, ma manca il blu. Ci siamo? Bene, il verde che sta qui e il rosso si chiamano complementari, perché nel verde ci sta il giallo e il blu, quello è il rosso, quindi sono i tre colori fondamentali che avverte il nostro occhio. In un quadro devono brillare sempre i tre colori fondamentali: giallo, rosso e blu. Ricordatevi Turner, abbiamo visto poco fa, forse era meglio se ve lo dicevo prima, ma forse adesso vi rimane più impresso questo. Quindi se vogliamo far brillare un verde vicino dobbiamo essere qualcosa di rosso, e per rosso intendo anche il marrone, perché il marrone non è altro che il giallo ossidato. Se voi un panno giallo lo vedete di notte, è marrò, lo vedete marrò. Il viola c'ha il rosso e il blu, manca il giallo è il complementare. Quindi se vogliamo far brillare il viola ci dobbiamo mettere vicino il giallo, e così vi seguite anche con gli altri due. Però i colori, se io li metto insieme, vedete rosso, giallo e blu, questi io li chiamo i colori fotonici, cioè i colori puri, i fari. L'intersezione di tutte e tre dal bianco, quindi esce fuori il bianco. Si interseca che i tre colori fondamentali. Se invece i colori fondamentali sono fatti dai nostri pigmenti, cioè a dire quelli che la chimica ci mette a disposizione, esce fuori il grigio o il grigio scuro. Ma poi il colore non è soltanto questo. Vedete, poco fa vi parlavo della luminosità dei colori, il giallo che è luminoso rispetto ad alcuni che stanno vicino. In genere la luminosità in termini molto poveri si definisce come quella cosa che fa distanziare il colore dal grigio, in maniera più precisa è l'energia che esce ogni seconda da un centimetro quadro. Ora guardate il giallo qui in fondo, giù. Su bianco è scomparso, vedete?
guardate sul nero che è. Idem questa qui, questa si chiama luminosità relativa. Quindi se io voglio far brillare un giallo, lo devo mettere su un affare scuro. Ci siamo? Lo devo mettere su un altro maglione scuro. E questi sono tutte le miscele dei colori, questo si chiama cerchio di Itten. Vedete, nel triangolo c'è il giallo, il rosso e il blu. Se io piglio il giallo e il rosso, c'ho l'arancione, quello lì. Se piglio il giallo, eccetera, eccetera, no? Rosso e blu, ottengo il viola. Intorno ottengo tutte le sfumature. E tenete presente una cosa, guardate, molto importante, e questo si riferisce proprio a Turner. Se io piglio il giallo, guardate così di giallo, e ci metto un pizzico, pizzico, piccolo, piccolo, piccolo di blu e lo mischio, resta sempre giallo. E non me ne accorgo, con la differenza di quello di prima. Se ci metto un altro pizzichino di blu, allora comincio a accorgermene. Se ci metto ancora un altro pizzico, me ne accorgo sempre di più. Finché, così facendo, attraverso tutte le gamme dei verdi, partendo dal giallo, arrivo totalmente al blu, perché alla fine c'ho pochissimo giallo e tanto blu. Di questi passaggi l'occhio ne apprezza circa 240. Allora, 240 di verdi, 240 di arancione, 240 di viola. Sono circa 750 colori. Nessuno mai li usa, l'ha usato solo Turner, perché è stato studiato l'ultimo quadro che vi ho fatto vedere. Hanno individuato attraverso le radiazioni 750 colori. Ecco perché mi premevo di dirvi queste cose. Ecco qui, vi faccio vedere anche la luminosità relativa. Vabbè, mi fermo qui. Scusa Baldo, abbiamo visto il quadro della locandina? Sì, sì, l'abbiamo visto. Allora, il quadro della locandina ci sta, perché l'ho preso da qui. Sì, sì, l'ho preso da qui, adesso l'ho. Era un quadro pieno con soli colori. È uno degli ultimi che abbiamo visto, eh? E adesso non lo ricordo di preciso, se lo vedete voi. Mi sembra questo. Qualcuno ce l'ha? Sì. O è questo uno simile? È quello dell'angelo. Ah, quello dell'angelo? Sì. L'ultimo allora. Vabbè. Sì, lui lo sa perché ha messo nella. Ah, ecco. Bravo Edoardo. Eccolo qua. Questo? Sì. Questo. Questo, quello della locandina. Sì. Quello dell'angelo. Sì. Beh, non potevo mettere che l'angelo rivolto a voi, no? Ecco, qui vedete, aspettate, però voglio girarvi il computer per farvi vedere la differenza della mia visione della vostra. Proiettore. Forse si deve il proiettore. Beh, anche le figure, guarda come si vedono nitide. Quello carica maggiormente i colori più caldi. Però non è brutto neanche quello.
Prego? Non è brutto neanche questo. No, no, assolutamente. Perché dà proprio l'idea dell'astratto. Guardi che se Turner lo mettiamo tutto rosso è bello lo stesso. Sì, ma diciamo che sono due visioni diverse. Questo qua è una visione più digitale. Lì invece c'ha i colori più caldi. Sì. Più caldi. Sì. Ma sono sì, ambedue molto belli. Sia questa qui la visione. Comunque io spero di non avervi annoiato, di avervi fatto conoscere una cosa che probabilmente non conoscevate bene. E poi l'entusiasmo che ci metti. Ah, ci mettono entusiasmo. Una domanda. Sì. Ah, potete fare tutte le domande che volete, scusi, Sì. Dica, dica signora. Volevo dire, ho notato che in alcuni quadri la luce è corridoio. Soprattutto sul mare, per esempio mi sì, sì, sì. La partenza da Cartagine. Sì, sì, Didone. Didone, sì. Anche a Tiro Regolo. Anche a Tiro Regolo. Sì, sì, ma perché lui doveva lasciare ai lati il racconto e fare come protagonista centrale la luce. E quello è un mezzo per creare il protagonismo della luce. Vedete, la cosa importante che voglio farvi capire. E Michelangelo, Leonardo, Caravaggio, Raffaello, che sono mica gli ultimi arrivati, ecco, posso parlare pure adesso a voce così senza me metto lì, alzo un po' di più la voce, sono quelli che hanno usato la luce per creare gli oggetti, per creare la composizione e per creare la musica del quadro, perché ogni quadro è musica. Lui invece ha messo la musica pura lì dentro, la luce, come protagonista. All'inizio c'erano gli oggetti, le navi, eccetera, eccetera, poi c'erano le onde, l'acqua, la natura, le catastrofi, il sublime, no? Intendendo per sublime quello che abbiamo detto, che ha detto Kant, cioè gli elementi naturali che si ribellano e che mettono paura. Guarda che la paura ci affascina, eh? Avete visto quelli che guardavano l'incendio di Camera dei Lord? Sì. Stanno lì, belli seduti, a guardare. La nostra storia è piena di gente che affitta i terrazzi e i balconi per far vedere le persone che vengono uccise. Vi ricordate che a Roma c'era l'usanza, no, vi ricordate voi, un film di Alberto Sordi, non potevo ricordarvelo voi. Quando venivano decapitate le persone, si facevano vedere ai ragazzini, poi il padre gli dava uno schiaffone. Ricordati che non devi fare mai il malandrino se non fai sta fine. Mandavano le persone tutte lì a guardare, perché dentro di noi, senza che ci rendiamo conto, lì in fondo, e lui è quel fondo che ha tirato fuori, in fondo diciamo, meno male che non è capitato a me, non è che lo diciamo così espressamente, però c'è quel sentimento in fondo. Basta vedere le file sull'autostrada per guardare dall'altra parte. Se avete domande, io sto qui. Quindi la luce o la rappresenta in maniera circolare oppure... Allora, lui quando deve parlare di un fatto storico è un fatto reale e quindi usa delle linee rette. Infatti usa la prospettiva di Didone e Attilio Regolo, la prospettiva dell'ingresso del mare nella terra con l'architettura, ma al centro c'è la luce come protagonista. Quando invece parla degli elementi naturali, lì non è un elemento naturale, Attilio Regolo è un elemento storico, Didone sono elementi storici, quindi sono elementi creati. La natura invece è quella che crea. Quindi l'acqua, il vento, la neve, la pioggia seguono delle leggi totalmente diverse. Se volete potete chiedere sempre di più. Vedo però una cosa, noto,
che anche se tocco un po' di matematica non vi spaventate. Ho notato con molto piacere.